Buonasera, bentrovati a tutti. Siamo Ciao a tutti quanti, bentrovati. Siamo pronti? pronti. La regia cosa dice? La regia dice che siamo in 26 e Bene. che quando vuoi cominciamo Cominciamo. questo nostro 39esimo incontro di domande e risposte. Speriamo. È stata una lunga avventura, eh? Sì, per tutti. Prego, Silvia. Stanno salutando e Grazie. sono contenti di vederci, anche Grazie. noi. Sempre gentili. È stata proprio un'avventura. Che dicevo prima a Silvia che mi ha fatto bene, perché una ripassata così mai più l'avrei fatta da sola. E anche sono nate tante cose nuove, per me almeno. Quindi ne sono contento. È stato un po' destabilizzante, perché c'era tutto il resto da portare avanti. Ora va bene così. Prego, Silvia. Allora, grazie a quelli che hanno mandato le domande e cominciamo con Gabriella. Cari Enzo e Silvia, durante l'incontro si è ricordato che un minerale esprime le forze del padre ed un sale quelle del figlio. Colgo tale stimolo per un chiarimento riguardo a quanto disse lo Steiner, ossia: un farmaco minerale permea il corpo fisico come un fantasma. Poi, altra frase di Steiner. Quanto maggiore sarà l'apporto dei farmaci minerali al vostro corpo, tanto più si ridurrà l'influsso del corpo astrale e del corpo eterico, mentre il corpo fisico si indurirà e chiuderà in se stesso, finendo col diventare un essere autonomo, soggetto solo alle proprie leggi. Questo presuppone che non intervenga l'io. Non è la risposta che avevo preparato, però viene inserire anche il fattore io. Se l'io è assente, succede questo. Andrebbe vedere tutto il contesto della frase, ma è solo l'io che può salvarci in questa situazione, perché è chiaro che siamo in questo punto. Siamo anche peggio. Prego. Allora, queste erano le frasi citate di Steiner. Ora Gabriella prosegue con la sua domanda o riflessione. Come la Luna separata dalla Terra e riflessa nell'ottava sfera, dal rifiuto avvenuto nell'antica Luna alla separazione. Forse perché il corpo astrale collegato con l'antica Luna è connesso al minerale, antico Saturno, padre. Vedi la psicosomatica, il corpo fisico materiale portatore di processi di morte. La digitale, infatti, con le sue potenti forze astrali, attiva il minerale. Il sale, invece, cristallo cubico, edifica il corpo fisico non materiale nell'aspetto calore, vita. È prossimo agli eteri, al corpo eterico, antico sole, e con il sale, il pensiero, dice Steiner, il pensiero che pensa a se stesso trova il suo io che si autosostiene. È così? Dunque, rispondo per quelle che sono le mie possibilità, perché sono temi, hai questa capacità di fare delle sintesi estreme che per, diciamo, riallargarle bisognerebbe scrivere, non dico un libro, ma mezzo libro di sicuro. Allora, incominciamo col dire che il sale, come cristallo, è un cubo, poi lo vedremo meglio, ed è l'espressione delle forze attive nel pianeta Terra. Cioè, la Terra in senso spirituale, nel senso dei solidi platonici, è rappresentata con un cubo, quindi la fase di indurimento. E adesso potremmo pensare come nasce la forma cubica. C'è il primo disegno, Silvia. Allora immaginiamo di avere una sfera, che la Terra una volta era una sfera, immaginiamo. E questa sfera, su questa sfera tagliamo sei calotte. Eccole lì, le vedete queste sei calotte che vengono tagliate e separate.
È un'ipotesi. Quindi queste sei fettine, queste sei calotte semisferiche, vengono separate e quindi rimane il cubo. Il cubo che rappresenta la terra e la morte. Se il cubo rappresenta la terra e la morte, le sei calotte rappresentano quanto di vitale si è separato dalla terra. Poi la terra non è morta morta, se non avrebbe più evoluzione. Però diciamo non è di sicuro quell'elemento così vitale e fiorente come quando c'era dentro la luna. Quando c'era dentro la luna era l'epoca dei sauri, creature gigantesche, era l'epoca dei giganti, era l'epoca, dice lo Steiner, che c'era delle ostriche così grandi, gigantesche, che a me anche ripeterlo da un po', come dire, mi crea un po' di apprensione perché destabilizza. Mi dice c'erano delle ostriche, dei bivalvi, che erano grandi come l'attuale Francia. Cioè, e questi poi i gusci si sono condensati, 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 come anche quello dei sauri, e del calcare che abbiamo sulla Terra. Su tutta la Terra l'1,7% è calcare. Quindi sono le ossa di questi animali, diciamo preistorici. Bene, allora torniamo a noi. Abbiamo questo cubo con queste sei fettine. Allora, il cubo rappresenta la Terra dove sono presenti i processi di morte. La Terra si muore, c'è la vita ma c'è anche la morte. Quindi le sei sfere possiamo dire che rappresentano i processi eterici che si sono come staccati dalla Terra. Beh, però queste sei calotte restano collegate alla Terra, sono separate, ma restano collegate. Potremmo dire sono come delle nuvole che restano intorno alla Terra. E questo ci fa comprendere quando il sale si scioglie nell'acqua. Quando il sale si scioglie nell'acqua, il mare, abbiamo che si separa completamente questo elemento eterico dal collegamento con il cubo e quindi l'acqua di mare diventa terapeutica. Sì, basta terapeutica. Basta pensare a tutte le terapie che si fanno con l'acqua di mare, hanno anche un nome, talassoterapia, e sono massime, ad esempio, nel Mar Morto, la famosa acqua o sale del Mar Morto, che dove c'è la massima salinità, oppure l'acqua di Quinton, che viene usata come plasma marino. Voi sapete, forse qualcuno saprà, che diciamo, il movimento legato, ci sono dei movimenti spirituali che rifiutano le trasfusioni e accettano solamente di fare, diciamo, trasfusioni più acqua di mare. In fin dei conti, quando si va in ospedale, la prima cosa che ti infilano in un ago è la soluzione fisiologica che è acqua e sale, quindi non si va tanto lontano. Va bene, però quello che secondo me dovremmo sviluppare si tratta di articolare il concetto di sostanza minerale. Dovremmo cercare di entrare dentro nella sostanza, non ho detto materia, ho detto sostanza minerale. Questa sostanza minerale può essere morta, ossia esclusa da ogni processo vitale. E quando si esclude da ogni processo vitale, in senso alchemico si chiama cenere. Ne abbiamo già parlato di queste cose. Quando una sostanza arriva a cenere è al di fuori di ogni processo vitale, per cui il bruciare le città, per cui l'usare la cenere in certe cerimonie religiose, cenere sul capo, e abbiamo compreso queste cose qua. Mentre invece quando la sostanza minerale è ancora collegata con le forze di vita, il processo si chiama sal. Processo salino, perché c'è l'immagine, Silvia, la seconda. Perché il sale, come cristallo, è un cubo. L'abbiamo già detto, ma adesso ce lo guardiamo. È un perfetto cubo. E quindi nel cubo voi vedete che c'è la luce, ci sono le linee. Quindi c'è un processo che attraverso una metamorfosi tornerà a diventare luce, quindi sulfur. Quindi quando una sostanza è sale, nel processo evolutivo della lemiscata tornerà sulfuro, poi scenderà mercurio, poi tornerà sale. Quando invece esce, quando esce dal circolo della lemiscata, diventa cenere da una parte, quindi tutte le malattie di osi, e sopra abbiamo invece il fosforo.
quindi quella luce bianchissima che non permette più di tornare giù, mentre la luce dello zolfo è una luce gialla, quindi materica ancora. Bene, quindi l'indicazione dello Steiner, tutto questo per arrivare a questa frase dello Steiner, che dice che un farmaco minerale perde al corpo fisico come un fantasma. Questo si può leggere in che modo? Nel modo che i fantasmi, cosa sono i fantasmi? I fantasmi sono, diciamo, i ricordi, ciò che lascia il trapassato delle sue componenti eteriche. Il fantasma è qualcosa, una traccia eterica che resta del trapassato. Quindi la sostanza minerale, in certe condizioni, è come avesse espulso da sé il corpo eterico. E quando una sostanza minerale, quindi morta, espelle da sé il corpo eterico, questo corpo eterico agisce come un fantasma. Tutto questo giro qua. Perché noi continuamente assumiamo sostanze minerali. In qualsiasi alimento, anche una verdura, contiene sali minerali, però sono ancora collegati alla vita. E quando noi prendiamo un minerale minerale, ad esempio facciamo una cura di calcio o una cura di sali, una cura di qualcosa, lì in realtà noi portiamo dentro di noi questi fantasmi. Vabbè, fa parte del gioco. Non mi starei tanto a preoccupare, fa parte del gioco, e il rimedio è sempre uno, perché il rimedio ormai è questo. Benedire ogni cosa che si mette in bocca. Quando tu la benedici, la riporti nel logos, la riporti nella vita, e quindi sei a posto. Bene Silvia, si può togliere l'immagine e puoi leggere la seconda domanda sperando di aver risposto adeguatamente. Che risposto, risposto. Da vedere se adeguatamente. Tu poi dici che, tu Enzo, poi dici che il sale invece, cristallo cubico, edifica il corpo fisico non materiale nell'aspetto calore vita. È prossimo agli eteri, al corpo eterico, antico sole, e con il sale, il pensiero che pensa a se stesso, trova il suo io che si autosostiene. Va bene. Sì, è un po', sarebbe da allargare un po' queste frasi, ma in modo stiamo nell'ambito di questa serata. Allora, il corpo fisico non materiale, noi lo possiamo rinnovare, per quello che io ho capito, grazie al fatto di poter ricevere in noi le copie del risorto. Questo è il modo per rinnovare il corpo fisico non materiale. Il fatto di ricevere le copie del risorto lo farà sì che questo corpo fisico non materiale tornerà a diventare quello che era in programma nel disegno evolutivo del padre, e quindi il corpo della vita eterna. Allora, la scienza dello spirito ci insegna che il risorto emanò dal suo essere un'infinità, infinità di copie rispecchianti e ricalcanti il suo processo di resurrezione. Quindi una copia del corpo fisico, del corpo eterico, dell'anima e di Dio. Queste copie sono a disposizione di ogni uomo che devotamente si accosta alla comprensione del mistero del Golgotha. Perché devi arrivare lì, gira o non gira, la svolta è quella lì. E come dice Mauro Iannarelli, oggi può dirsi cristiano solamente colui che ha ricevuto in sé una copia del risorto. San Francesco, quando ha ricevuto una copia dell'anima del risorto, è diventato San Francesco, come Madre Teresa di Calcutta. Quindi ricevere in sé una copia del risorto, fisico, eterico, animico, spirituale, fa il grande salto nella vita della persona. Poi il sale, invece, come sale, nutre tutto l'essere umano, ma non nutre a livello delle copie del risorto, certamente. È chiaramente legato a Dio. Prego. Hai connesso gli gnomi con le forze esagonali dei cristalli per dare forma al seme. La comunità di Findorn in Scozia, Super Ortaggi, è nata dalle comunicazioni di Peter e Eileen Caddy con gli gnomi.
Io ho letto tante volte quella Eileen, ma non l'ho mai pronunciato Eileen. Come l'hai pronunciato? Eileen, pronunciato. Come lo vedevo, io sono fedele. Va bene, allora ricordo questa comunità, ormai sono gli anni 70 se non sbaglio, che si era trasferita, anzi era questa coppia che si era trasferita nell'estremo nord della Scozia, in un campeggio che d'inverno non campeggiava nessuno, erano in una roulotte e con questo dialogo con gli esseri elementari hanno realizzato queste verdure, questi ortaggi giganteschi, per cui è nata una comunità che è ancora in piedi per quello che ne so. Poi non fanno più i super ortaggi, però è una comunità di crescita interiore ancora in piedi. Ho conosciuto persone che hanno partecipato a questa comunità. Bene, allora, la parola cristallo. Allora, la parola cristallo può trarre in inganno. Mi ricordo che ci sono caduto anch'io a suo tempo, perché dici cristallo, Cristo, e perché cinque lettere sono uguali. In realtà cristallo deriva da krios, con la K, che significa gelo. Vedi, crioterapia, krios, crioterapia, quindi freddo. Ogni cosa rappresa, congelata. Mentre Cristo deriva da Christos, che vuol dire unto, e unto era indicare una protezione particolare spirituale che facevano i sacerdoti su coloro che dovevano affrontare delle cose molto pericolose, con pericolo di morte, quindi una guerra o una prova di iniziazione. Per cui Cristo vuol dire l'unto, perché doveva morire e superare la morte. Personalmente poi ritengo che il cosiddetto miracolo di Findon si è iniziato con un dialogo con gli esseri elementari, ma poi si è salito a più alte comunicazioni. Aggiungo ancora qualcosa, mi ricordo forse 2 o 3 anni fa, ho letto qualcosa della comunità di Findo, perché i fondatori si sono staccati, fanno altro, e credo che siano andati un po' nella New Age, per cui mi interessa molto poco adesso. È interessante come sono sorti. E i fondatori stanno facendo, credo, da quello che ho capito, qualcosa di interessante, ma su altri piani. Prego, Silvia. Ma nel senso, i fondatori sono andati nella New Age, da come hai detto? No, finito. A chi ha seguito? Ok. Però lasciamo stare, perché okay, sono comunicazioni che leggi qui e lì, la carta si lascia scrivere e ognuno fa quel che vuole. Se restiamo al passo del Vangelo, uno solo è il Maestro, il Cristo, e lo dice il Cristo. Quindi la nascita del Cristo interiore, questa è la strada. Tutto il resto, andare a cercare qua e là, è solo che rischi di ingannarti, ecco. Prego, prego. Poi ci sono citate 2 frasi di Steiner. Prima frase, nel passaggio dallo scorpione all'acquario vi è la formazione di cristallo terrestre. Seconda frase. In inverno la terra è spiritualizzata al massimo, cioè compenetrata in massimo grado dei propri esseri spirituali elementari. C'è la seconda, ce l'ho ben presente. La prima così formulata non l'ho presente, ma chiedo venia. E potrebbe essere, però la potrei riconoscere girandola un po', perché quando c'è stato il passaggio dall'antica luna, che era collegata all'acquario, l'ossigeno, ricordiamoci la proteina, e alla fase terra, che è collegata allo scorpione, il carbonio, in questa fase abbiamo avuto, quindi tra la luna e la terra, l'indurimento della terra e quindi la formazione, possiamo chiamarlo, del cristallo terrestre. Però l'importante è che il cristallo terrestre torni a verificarsi, questo è l'importante. Prego, Silvia. Procedo? Sì. I cristalli silicei in origine erano fluidi tra il minerale ed il vegetale, nessi quindi tra i due regni. Inoltre, nella crosta silicea, la terra si organizza quale entità neurosensoria, quindi cosciente. Nella fascia superficiale della terra, scorpione, etere di vita, si riflettono le forze dell'acquario, luna, etere del chimismo, eteri
attivati dalle forze cosmiche planetarie, oltre il Sole, e stellari, tramite i cristalli nell'evoluzione verso il mare di cristallo, la futura Terra descritta da Giovanni nell'Apocalisse. Un pensiero? Io qui sinceramente ho scritto c'è da perdere, ci sono tante cose, tante cose. Possiamo dire qualcosa sul mare di cristallo o mare di vetro, anche chiamato così nell'Apocalisse, e rappresenta ciò che gli alchimisti denominavano materia prima. Per materia prima intendevano la sostanza immateriale che era fuori dallo zodiaco, perché sappiamo che le 12 costellazioni erano 12 ambasciatori in terra, Ariete, Silice, Toro, Azoto e avanti così. Quindi fuori da questa determinazione delle sostanze, diciamo, ambasciatrici minerali, c'era la materia prima, come potremmo dire tutto era fuso in un unico magma. Questo era chiamato il mare di vetro o mare di cristallo, perché rifletteva realtà superiore. Bene, nella Gerusalemme celeste noi sappiamo che è scritto nell'Apocalisse che il mare di cristallo è all'interno della città. Quindi nella Gerusalemme celeste, la città dell'amore, avremo sotto i nostri piedi il mare di cristallo. Come dire che avremo il controllo, il dominio, chiamiamolo così in senso evolutivo, di tutto ciò che è materico. Bene, quindi il fuori dallo zodiaco diventerà dentro lo zodiaco e l'uomo appunto ne avrà potestà camminando di sopra. Giusto per ricordare, al centro della Gerusalemme celeste poi c'è l'albero della vita, che fa parte del discorso di poter tornare ad accedere all'albero della vita, quindi la vita eterna, e torniamo alle coppie del risorto. È tutto un percorso che noi passo dopo passo faremo. Intanto Gabriella ha scritto nella chat che quella frase viene dagli appunti dello Steiner. Quale frase? Credo quella in cui che tu non ti ritrovavi, che non sapevi bene da dove veniva. Quindi allora, probabilmente la scorpione acquario. Sì, ma dovrei capire il contesto, così non lo so. Non ho dubbi, però non so il contesto. Noi andiamo avanti intanto. L'importante è tirarsi fuori da questa situazione. Poi va bene anche comprendere come ci siamo arrivati, per carità. Però l'importante è comprendere il mistero del Golgota e uscire da questa situazione. Prego. Il grano accompagna l'evoluzione dell'uomo, nutrendolo di nuove forze stellari. Hai illustrato la mirabile spiga del grano Osiris, variante genetica spirituale con varie spighette laterali a cerchio intorno alla spiga centrale, con le ariste, antenne cosmiche, molto più lunghe per captare le forze cosmiche. Osiris si può anagrammare in S più Sirio. Quindi Lucifero spirituale, il Paraclito, creatore di nuova luce cristica. Pianta antica che ripresenti, essendoti collegato, hai detto, ai germi vegetali, oltre lo zodiaco, la cui corrente individuale è sostenuta da Uriele e Michele, tramite le stelle del Leone riflesse nel pericardio, con l'io sole centrale. Bene, allora ho pensato che su questa indicazione che è perfetta di Gabriella mi allargo. Stiamo finendo il nostro lavoro e quindi porto un pensiero di come nascono le piante, ma non come nascono in terra, come nascono dal cielo. È un pensiero che io mi sento di portare. Darò delle indicazioni semipratiche e sono convinto che non è l'ultima parola che dirò in vita mia su questo argomento, però questo mi sento di dirlo. Le altre sono ancora in fase di gestazione, per cui attendo. Allora, tutto come inizia? Questo riguarda le piante, ma riguarda anche gli animali, riguarda anche l'uomo, riguarda tutto quello che vogliamo. Allora, diciamo la creazione. Tutto inizia con una fase pensiero.
Il principio padre, nell'immanifesto, l'immanifesto è oltre l'ultima stella, quello che non vedo. Quindi il principio padre nell'immanifesto, che possiamo chiamare il sommo Dio o l'infinito uno, suscita. Lui solo quando, lo stai dicendo, quando il padre pensa immediatamente realizza. Quindi suscita le matrici dei vari archetipi dei regni. Le matrici dei vari archetipi dei regni che poi diventeranno gli di gruppo. E poi diventeranno le piante, eccetera, eccetera. Quindi il primo lavoro è suscitare le matrici. Le matrici discendono quindi dall'immanifesto attraverso una articolazione, immanifesto, siamo sempre nell'immanifesto, un'articolazione di sposo-sposa. Qui ci vorrebbe un po' di oriente. Yang e Yin e avremo risolto tutto, principio unico universale, Yang e Yin e avremo tutto quanto. Però noi non facciamo le forze del centro e lasciamo l'oriente là. Questo principio, questa articolazione, perché non è una divisione, è un'articolazione per permettere al nuovo di manifestarsi, perché sposo sposa c'è il figlio, no? Se no abbiamo il principio unico universale, il sommo di Dio, che resta in se stesso, ci vuole questa articolazione, questo dinamismo, perfettamente equilibrati come sono i Neya. Poi questo discende, siamo sempre nell'immanifesto, arricchendosi, che cosa? Nel tutto del tutto, tutte le possibilità, e nella vita fluente, tutte le possibilità di aspetti di vita. Quindi questa matrice si articola in sposo-sposa. Quindi, per esempio, sarà poi il fiore maschile col fiore femminile, ad esempio, o il seme con madre terra, e si arricchisce in tutte le possibilità, tutto del tutto e tutte le possibilità di vita. Sono animali viviperi, ovoviviperi, e c'è chi mangia carne, chi mangia grano, eccetera, eccetera. Bene, siamo tutto nell'immanifesto. Questo impulso del padre, quindi dell'infinito uno, e crea, suscita queste forme di pura luce spirituale. Sono forme di amore, di pura luce spirituale. Non c'è niente che si vede. L'uomo cosciente, l'uomo che ha sviluppato questa coscienza, quindi cosciente di ciò, può collegarsi a questa realtà immanifesta con la forza del puro pensiero. Questo io lo posso pensare. Chiaramente non c'è nessun supporto fisico, ma lo posso pensare e posso quindi partecipare. È chiaro che il padre non ha bisogno del mio pensiero, ma io ho bisogno di partecipare per poi seguire tutto questo percorso. Silvio, puoi dare due disegni avanti? Ah. Due, eh? Perché è inutile che guardino a me. Quello della pianta. Un disegno, ok, contando anche quello. Due disegni. Va bene. Adesso arriva, eh? Quindi vedremo nel disegno che sopra in alto c'è scritto sommo Dio o infinito uno. Quindi questo è l'immanifesto. Non sappiamo niente. Qui ci salva solo la fede. Perché non c'è nessun sistema scientifico percettibile. La scienza galileiana si è fermata molto, 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 molto prima. Bene, allora, poi c'è una riga rossa orizzontale tratteggiata, perché quindi incomincia a entrare nel manifesto. C'è un salto, e il manifesto saranno le 12 regioni cosmiche, che sarebbe la ciambella enorme di tutto il cosmo. L'ho fatta un po' più piccola, per motivi incomprensibili. Quindi adesso facciamo questo cammino. Questa riga rossa che vedete qui è quello che corrispondeva nella nutrizione umana al passare all'osso atlantideo. La nutrizione cosmica che scendeva a un certo punto si rovesciava e diventava tutto il nostro corpo, se ci ricordiamo. Perché la matrice, il disegno è sempre lo stesso. Quindi che noi... diciamo, studiamo l'alimentazione dell'uomo, dell'animale o della pianta,
o se studiamo il processo della vita dai manifesta a manifesta, è sempre questo processo. Quindi questa riga rossa, se io disegnassi un uomo, avrei la sua trantideo e la testa sarebbe l'uomo che pensa. Quindi questo passaggio dell'osso trantideo, gli impulsi delle matrici passano le 12 regioni cosmiche. E cosa succede lì? Che si specificano, si caratterizzano. Come? Si caratterizzano come grandi principi individuali. Cominciano a prendere dei colori principali. Come? Come non vuol dire esattamente. Come? Similitudine. I quattro archetipi dei quattro evangelisti. Bene. Dalle 12 regioni cosmiche cosa discende? Discende la forma. La forma dell'immanifesto come un bagliore di luce purissima. L'idea del Padre, del Sommo Dio, discende come un bagliore di luce purissima. Quindi un'immagine sovrasensibile. E questa che è stata emanata dall'immanifesto. Bene. Le 12 regioni cosmiche corrispondono nell'uomo alla coscienza intuitiva, la più alta. Io con la coscienza intuitiva posso collegarmi lì. Bene. Al libro delle coscienze, la settima coscienza, la più alta. E a livello cristico questa è la vita. Via verità vita. L'uomo cosciente di ciò può donare dolcemente e devotamente a questa idea del vegetale, a questa forma purissima, che cosa? L'alito creatore del Padre, se lo ha conseguito. E l'alito creatore del Padre è quello che è scritto nella Genesi, che Dio ha soffiato esalato nelle narici di Adamo la vita. Questo è un soffio che esce dalla bocca e dalle narici contemporaneamente. E questo si può, chi lo ha sviluppato, lo può esalare a questa forma purissima che prende vita. Quindi l'uomo partecipa, chiaramente è il Padre Eterno che fa tutto, ma l'uomo comincia a partecipare. E sempre più partecipando, alla fine sarà attore, lo vedremo. Quindi è una ripetizione, anzi è un parallelismo a quella che è la nutrizione cosmica. Nella nutrizione cosmica incomincio a partecipare con la mia coscienza, esalando la forza dell'alito creatore del Padre. Bene, adesso abbiamo la fase di vitalizzazione. Quindi le matrici, quello che scendeva dalle matrici, passato per le regioni cosmiche, prende vita nella Via Lattea. La Via Lattea, la vita ancora intesa come forma di pura luce, non c'è niente di materico, mi raccomando, quindi la Via Lattea collega la vita in manifesta sopra con la matrice. E questa vita si manifesterà poi sotto, nella dimensione terrestre con i sette processi vitali. Si comincia a preparare l'origine dei sette processi vitali, stai pure su. Bene, le piante sono ancora forme di luce purissima. Però questa luce comincia ad arricchirsi, qualità. La Via Lattea trova corrispondenza nell'uomo con la seconda coscienza superiore, la coscienza ispirativa, quella del figlio. Al libro della vita, il livello cristico della verità. L'uomo cosciente di ciò può donare dolcemente e devotamente all'idea del vegetale che sempre più si sta determinando l'oro trasparente, terapeutico, cristico, evolutivo. Ecco dove è di pertinenza. Bene, scendiamo ancora di un piano. La fase di indirizzo. Adesso devi cambiare disegno, no? Devi andare nel disegno che era prima. Che è una cosa che avevo già fatto vedere, che sarebbero le quattro zone intermedie tra la Via Lattea e lo Zodiaco. Sono quattro zone povere di stelle,
sono chiamati quattro deserti e quindi sono quattro regioni, quindi stiamo scendendo da sopra, quindi prima di entrare nello zodiaco, chiaramente è tutto fuori proporzione, eh? Chiarissimo. E lo zodiaco sarebbe molto più piccolo, ma dobbiamo fare, abbiamo un foglio a quattro. Quindi dalla Via Lattea allo zodiaco l'impulso passa per queste quattro zone. Quindi in alto a destra c'è la regione dell'essere individualizzato del regno minerale. Quindi quello che sarà poi il regno minerale, quindi qui prende un processo di individualizzazione. Possiamo chiamare la zona dei germi. Quindi abbiamo il minerale, il vegetale, l'animale, l'umano. Abbiamo già parlato del cavallo, da passare dal cavallo normale al cavallo arabo. Nel Corano c'è scritto che Maometto portò il cavallo normale nel deserto, quindi nella regione dell'essere individualizzato dal regno animale, ed è tornato col cavallo arabo e ha fatto il collegamento da luna sinodica a luna siderale. Zarathustra, cos'era? Nel deserto iraniano ha portato la gramigna nella regione dell'essere individualizzato dal regno vegetale e ha fatto il frumento. Gesù, quando ha ricevuto il Cristo, il battesimo del Giordano, è stato spinto dallo Spirito nel deserto e lì ha iniziato a coscientizzare la presenza del Cristo in sé. Bene, quindi entriamo nella regione di indirizzo, questa regione dell'essere individualizzato, indirizzo. Quindi gli impulsi di vita, puoi tornare al disegno che è più avanti. Andiamo in Via Lattea, quindi l'impulso che era nella Via Lattea per scendere nello zodiaco passa per queste quattro regioni. Adesso qui non posso inserire tutto, l'ho scritto nel disegno di prima. Dove ricevono un indirizzo? Quindi gli impulsi di vita, perché se la Via Lattea ha dato la vita alle matrici, fluiscono attraverso le zone comprese tra Via Lattea e Zodiaco, le quattro zone, la zona dei deserti, dei germi, del loro essere. Questa è la parola chiave, essere individualizzato, quali discendenti delle regioni originarie dei vari regni derivanti dalla Via Lattea. Quindi abbiamo un indirizzo. Bene, passate queste quattro zone, arriviamo allo Zodiaco. Allora, lo zodiaco è la fase della manifestazione spirituale. L'impulso di vita discende quindi nello spazio vitale evolutivo determinato dallo zodiaco. E lì si articola nei vari io di gruppo. Qui ci sono i vari io di gruppo. Lo zodiaco come segni, non costellazioni, come segni, quindi lo zodiaco serafinico riceve dalla Via Lattea. E poi come costellazioni, cherubini, porterà fino alla Terra. Spiriti dell'armonia porteranno fino alla Terra. Ancora forme di pura luce. La condizione in cui gli io di gruppo potranno manifestarsi. Quindi si prende da Via Lattea, si passa attraverso la zona dei germi, l'indirizzo, e poi gli spiriti dell'armonia e i cherubini inviano sempre come pura luce verso quello che sarà la manifestazione. Questa dimensione, per l'uomo che vuole aprirsi a questa dimensione, corrisponde alla coscienza immaginativa, al libro delle forme, livello cristico della via. L'uomo cosciente di questo può donare dolcemente, devotamente, la dolcezza della madre che rinnova e espande i doni. Ecco come l'uomo può partecipare. Precisazione. Ho detto libro della forma, libro della vita e libro delle coscienze, ma questi li avevamo visti anche molto più in basso. Il libro delle forme è già sul sole, perché questi tre libri, come dire, hanno livelli di lettura, come Via Verità Vita ha livelli di lettura, come le coppie del risorto hanno livelli di approfondimento. Non è che si prende tutto subito. Ci si accosta al libro della forma a livello del sole e poi questo si amplierà a un livello superiore, a livello zodiacale. Sono ampliamenti continui. Quindi
Quando uno ha compreso il libro delle forme, sono il libro delle forme che ci circondano, quelle del sole. Mentre queste che stiamo parlando sono ancora di pura luce. Quindi non c'è ancora nulla di materico. Capite? Si parla di coscienze superiori. Bene. Bene. Adesso entriamo nella fase di strutturazione. Sarebbe quell'imbuto che ho disegnato, che sarebbe la matrice cosmica, utero cosmico, che sono il movimento dei pianeti. Ho segnato Giove, Sole e Luna. Non ho segnato Saturno, ve lo dirò subito perché. La fase di strutturazione, l'impulso che scende, ora si collega con le entità che tessono la loro azione nei pianeti esterni. Benissimo. I minerali con Saturno, e non l'ho segnato perché qui guardiamo le piante. I vegetali con Giove, che ve l'ho segnato. Gli animali con Marte, che non l'ho segnato. E l'uomo con il Sole, che l'ho segnato. Tutti hanno un coordinamento sul Sole, quindi l'uomo che è collegato al Sole può avere il collegamento con tutti. Le dimensioni e l'entità delle sfere planetarie si manifestano nel mondo materiale, sotto, con l'azione delle forze plasmatrici di quella che è e sarà nel piano terrestre ciò che dalle sfere immateriali è passato ai pianeti materici. Abbiamo detto che tutto si sta materializzando. Adesso arriviamo in fondo, non in fondo, in fondo, la dimensione di Luna-Terra, vedete lì in blu, Luna-Terra. Questa diventa la portatrice delle condizioni dei quattro elementi, terra, acqua, aria, fuoco, quali ambienti di manifestazione di tutte le forze che concorrono alla loro manifestazione. Forze eteriche, fisiche, subfisiche, animiche, spirituali, evolutive, eccetera, eccetera, che abbiamo visto fino adesso. Da tutto, diciamo, ha questo collegamento, questa condensazione, questa definizione nella Terra-Luna. E adesso arriviamo a un altro aspetto. Le forze luciferiche e animaniche agiscono su quanto abbiamo detto fino adesso, portando la manifestazione nel piano della Maya. Tutto a sinistra, tutta quella grafa enorme, c'è scritto piano della Maya, perché io vedo anche le stelle. Quindi con gli occhi fisici è tutto una, come si può dire, una non realtà che io percepisco. Quindi il piano della Maya, l'apparenza, io vedo apparenza. Se vedessi la realtà delle stelle non vedrei un qualcosa che luccica le stelle nel cielo, vedrei una porta di amore. Va bene. Allora, Lucifero e Arimene portano tutto nel piano dell'apparenza, della Maya, conferendo a noi uomini caduti l'impossibilità di percepire tramite i sensi fisici le forze e le entità di cui abbiamo parlato fino adesso. Quindi noi non riusciamo a percepire la realtà della vita e la realtà della natura. Ultimo punto, in basso, quella curva. Questo è il Cristo Gesù, che con l'evento del Golgota ha portato con il suo sangue all'uomo l'impulso evolutivo per vincere la morte anche nei regni naturali a lui affidati e diventare creatore di una nuova realtà. Scrivo una parola qua. L'uomo coscientemente e amorevolmente evoluto nell'impulso del Cristo e della Madre può così sviluppare la forza del cuore profondo. Il cuore profondo non è il cuore, eh? Al centro del cuore c'è il cuore profondo, dove ricasa l'io superiore dell'uomo, del pericardio che avvolge il cuore, del quinto ventricolo che è sopra e che si può espandere fino a quell'immanifesto là sopra. Quindi l'uomo cristico, con la forza del Cristo della Madre, può espandersi fino a quel sommo Dio e quindi può sostenere tutto il processo di discesa delle manifestazioni dei vari regni naturali, dal Padre fino a noi. Conseguentemente, a livello sviluppato di coscienza, accompagnerà di piano in piano questa discesa
delle piante e poi la loro risalita evolutiva. Adesso ciò devo bere e faccio leggere Silvia. Riassumendo? Sì, riassumendo, intanto ho fatto un riassuntino tirando un po' le parole, poi lasciare il disegno, io bevo legge adagio. Riassumendo, all'origine c'è il pensiero creatore del sommo Dio, delle matrici cosmiche, di ciò che poi saranno i regni naturali con le loro articolazioni. Gli impulsi delle matrici discendono come forme di pura luce spirituale, come un lampo di amore e coscienza. Discendono nelle 12 regioni cosmiche e poi prendono vita nella Via Lattea. A seguire, articolano il loro essere individualizzato nella zona tra la Via Lattea e lo zodiaco, fino a scendere nello spazio vitale determinato dallo zodiaco. Quindi, vengono attirati nel vorticoso moto planetario, collegandosi con i pianeti esterni, principalmente Saturno per i minerali, Giove per i vegetali, Marte per gli animali e Sole per l'uomo, mantenendo tutti un coordinamento centrale nel Sole. In questo passare attraverso i pianeti assumono le forze plasmatrici che permetteranno la loro manifestazione nel piano fisico-materiale sulla Terra, e ciò negli ambienti elementi collegati primariamente alla dimensione della Terra Luma. In questo processo si sono inseriti gli impulsi di Lucifero e di Arimane, che hanno portato apparenza di visibilità e morte a tutta la creazione manifesta, la Maya. Con l'evento del Golgota, il Cristo Gesù ha portato all'uomo l'impulso e le forze per superare l'apparenza della Maya e portare la natura e il cosmo in un processo di trasformazione evolutiva. Nell'operare con le piante, tutto questo processo è da richiamare con adeguata coscienza e devozione. Si tratta quindi di centrarsi nell'io cosciente e amorevole e, prima della semina, evocare le forze elencate e che la sapienza dell'anima collettiva dei vari aspetti della vegetalità a cui le singole piante sono collegate richiami ed attivi le varie forze ed entità per la sua purificazione, vitalizzazione, armonizzazione, valorizzazione, così come possibili grazie al processo evolutivo cristico. Bene, questo è il mio regalo di fine corso. Non ci saranno domande su questo. Bene, domanda. Ok, ora la domanda di Gabriella, si, sì, come soggetto è sempre il grano, vero? Sempre questo. Tira via quella immagine, se ne puoi cambiare. Bene, quindi il soggetto è sempre il grano. Non è dunque una nuova pianta che scende dall'immanifesto? Allora, come adesso ho spiegato, questo è stato il motivo che ho fatto tutta questo percorso. Per realizzare una nuova pianta, bisogna partire dall'immanifesto. Il sommo Dio, viene a collegarsi al sommo Dio, che non è una cosuccia proprio da poco. Nel nostro caso, questo qui, siamo di fronte ad una pianta che ha rinnovato il proprio corpo eterico. Lo ha rinnovato nelle forze resurrezionali del Cristo, portate dal Cristo.
quindi è nuova nel piano eterico. Il termine nuova pianta, nella sua pienezza, intende invece la discesa di un nuovo impulso dalla mente del sommo Dio, impulso che non si è mai manifestato in terra. Quindi da fare tutto quel percorso che ho detto prima, salire fin lassù e bussare alla porta e vedere se qualcosa si manifesta. Non è una passeggiata. Prego, Silvia. La chat, tutti stanno scrivendo un grande regalo, grazie di questo magnifico regalo. C'è molto da meditare, ragazzi, eh? Non vi ho fatto un regalo. Se uno pensava di buttare una carriola di letame e di rigenerare una pianta, penso che gli sia passata il sogno. Sì, qua si tratta di lavorare dentro se stessi tanto, tanto, e poi in base a quello che hai fatto dentro puoi fare fuori. Il gioco è sempre quello. Prego, Silvia. Stanno scrivendo: con costanza pregare e lavorare perché si avvicini il giorno in cui si possa operare in tal senso. Grazie di aprire questa via. Grazie, mi fa piacere. Sono quasi un pochino commosso. Mi fa piacere. Ragazzi miei, io faccio la mia parte, poi toccherà a qualche un altro fare la sua. C'è da fare non tanto, tutto. Coraggio. Coraggio. Però la strada c'è. La strada c'è. E vedremo l'anno prossimo cosa riusciremo a fare. Perché qualche cosina di quel discorsetto io proverò a farlo. È chiaro che ci provo a farlo. Andiamo avanti, Silvia. Sono commossi anche loro negli ultimi corsi. Grazie. Va bene. Quindi sempre questo frumento, il soggetto è sempre il frumento, sì. Va bene. Quindi il frumento, evoca Spica, la prima stella della Vergine, fonte di vita, la purezza che vince la brama. Evoca anche l'Ape Regina, essere solare, anch'essa con eccezionali potenzialità generative. La spiga Osiris, il dio dell'ordine universale, il Logos, attivando nell'uomo gli eteri cosmici, riequilibra gli eteri di chimismo e di vita, riordina il DNA in senso cristico. Quindi allora, il nostro grano, per come ora arriva a queste possibilità? Allora, diciamo che sicuramente ha toccato gli eteri del chimismo e gli eteri di vita. A livello eterico c'è. Cioè. Adesso la domanda è la seconda, quella del DNA. Allora, il riordine del DNA, in senso cristico, perché solo il Cristo può riordinare il DNA, nessun altro lo può fare. Oppure qualcuno te lo può rovinare. Questo non lo dico perché ci hanno già rimosso una volta un video. Quindi fate voi. Deducete pure. Ecco, visto che ho parlato anche di pericardio. Va bene. Allora, per quanto ne so, però presuppone un altro tipo di azione. L'attivazione del DNA cristico vuol dire prima purificare il nostro cellula del corpo, poi entrare dentro nella cellula e attivare un processo di purificazione cristico. Se questo è ben fatto, il Cristo crea una terza elica all'interno delle due eliche del DNA. E questo farà sì che noi, come dice il Vangelo, berremo veleno e non moriremo. Per quante porcherie ci faranno respirare, ingerire e bere, e continuamente ci sarà un processo di rigenerazione del DNA, per cui anche l'uomo cosiddetto l'uomo macchina, come dico spesso, il problema è se sarà la macchina che comanda l'uomo o l'uomo che comanda la macchina. Se hai attivato la terza elica del DNA, quella cristica, tu puoi avere tutti i chip che vuoi sotto pelle e non succede niente di preoccupante. Perché arriveremo a quello, bisognerà capire chi comanda. Prego, Silvia. Allora, legge adagio, perché il commento di quello che c'è adesso è perfetto. Quindi stai dicendo già la risposta. Allora, inizia con una citazione di Enzo, di una tua frase. La carota
è una radice di luce, una condensazione di forze di luce nel terreno. È zona stati. Confermo. Metto l'immagine. Quindi quello che scrive Gabriella è questo. È una radice che manifesta nel colore arancio le peculiarità del fiore e nel sapore dolce quelle del frutto. Quindi è veicolo degli eteri di luce e di calore. Il suo nome è Giove Capricorno. L'occhio è figlio del sole. Giove è l'antico sole. Il beta carotene sostiene la vista, nutrendo il sangue del sistema fegato, e la rondella della carota è simile ad un occhio. Il nesso col capricorno stellare è quindi con la candelora, portale dell'etere di vita. La carota sostiene il sistema immunitario, corpo eterico e io, sole. Porta il ferro meteoritico micaelico agente nel sangue. Il capricorno è connesso con l'argilla, argos, bianco, argento, luna. L'adamo forgiato nella terra rossa, le forze del sangue nella luce luciferica. Il riscatto è nell'unicorno, dalla dualità all'unità, la luce del pensiero puro nel cuore, la transizione dallo scorpione terra in aquila luce è nel capricorno, sorat redento. Sta fiorendo la carota selvatica col suo fiore viola centrale. La carota aiuta a focalizzare i pensieri luce. Un commento? E ci commento. Solo una parola. Perfetto. Bene, però qualcosa devo dire, se no vado in sciopero qua. Volevo dire che io ho fatto delle esperienze con le carote in una cooperativa agricola che produceva ortaggi e abbiamo usato forze di Giove e del Capricorno. Poi preparati si può fare. E cosa è successo? Che la carota, allora, ha prodotto il 20% in più. Erano più lunghe e più grosse. Il beta carotene era il 30% in più, che è quello che dà la qualità. Poi c'è stato un problema, che erano anche più dolci, per cui quando le hanno vendute, gliele hanno pagate meglio. Quindi solamente con un paio di spruzzature, usando i preparati in un modo diretto, perché il mondo biodinamico ha questa, non so cos'è, questa maledizione che non usa i preparati in modo singolo, li mette solo nel cumulo e basta. Lo standard non ha mai detto che non si possono usare in altro modo. Quindi, usando i preparati in modo diretto, sono riuscito a ottenere questo risultato, che poi ho mandato i preparati, i trattamenti li ha fatti la cooperativa, non sono andato io. Era una cooperativa del Trentino. Bene. Quindi, questa è la teoria, poi si mette in pratica anche funziona. Quello è un prodotto il doppio, e l'hanno pagata il 10% in più, che vuol dire che è tutto utile, tolte le spese, hanno ricavato il triplo praticamente. E con due spruzzature può essere interessante. E poi facevamo del bene, perché avere il beta carotene avremo tutti la vista dell'aquila. Prego. Silvia, ultima domanda di Gabriella. Riguardo al gesto sacro per il letame forza solare, il terreno cristallo riceve la saliva sangue che corrisponde all'humus. Manifesta l'unione del nervo osso e del muscolo sangue. Gli dèi della luce saggezza e della volontà amore, il sole diurno e quello notturno. Evoca il gesto dello scarabeo sacro egizio, attivante le forze solari nella terra, simbolo del sole nascente
e dell'adepto che ne assorbiva il nome ed il fine. La saliva, radice sil, sal, fluire, la stessa radice della parola sale, è la dolcezza della madre, di colei che nutre e sostiene la vita. Le forze di amore dell'io cristico, fluenti nel sangue saliva, hanno donato la vista, vi, tra parentesi S, TA, quindi la vita vista, al cieco nato. La testa corrisponde alla terra e l'uomo è il cieco nato, finché non redime in sé la luce luciferica che tesse il cosmo nel velo della Maya. Un pensiero? Certamente. Grazie. Il miracolo del cieco nato è l'ultimo miracolo che Giovanni descrive nel suo Vangelo. Quindi i miracoli di Giovanni sono ben diversi da quelli di Luca o degli altri evangelisti. I miracoli degli altri evangelisti sono di purificazione. Quelli di Giovanni sono per i miracoli che Cristo ha fatto per costruire, diciamo così, l'uomo nuovo. E l'ultimo è dare la vista al cieco, quindi aprire la porta dell'io per il collegamento spirituale. Bene, allora, quindi la rigenerazione dell'uomo. La lingua, parlando di saliva, la lingua è l'immagine, questo è molto scritto nell'Apocalisse, ma anche nel Vangelo, l'immagine della spada, la lingua come spada, che negli alchimisti era l'opera rossa. L'opera rossa sarebbe il fuoco che non più distrugge, ma adesso diventa liberatore. Il complesso, l'insieme, lingua, gola, spada, questo complesso qua, è l'attuazione dell'ultimo aspetto della libertà. È la realizzazione, tramite la lingua, questo complesso, la laringe, eccetera, del verbo, la parola creatrice. La lingua è la metamorfosi della forza del cuore dell'incarnazione precedente e la saliva è la metamorfosi delle forze del sangue, avevamo già detto. Ricordiamo che la saliva ha un grande potere purificatore e cicatrizzante, portatrice di vita. Come hai detto te, la sua radice è sil, sal, ma da cui deriva anche salute, salvezza, salvatore. In ebraico, quasi ho fatto questi studi una volta, quando ero giovane mi divertivo. In ebraico sputare si dice yarod, se si pronuncia così non lo so, che è praticamente uguale a yerek, yarok con la K, col quadro finale, Q di quadro, e praticamente la A e la O diventano E, yered, che vuol dire il verde, la verdura, le verdure della vita, della luce dell'eternità. Quindi c'è questo elemento di vita compreso nella parola saliva, sputo. E tutto questo elemento qua. Grazie per queste domande che sono state molto stimolanti, che ho fatto questo allargamento fino al manifesto all'infinito uno. Non si può far di più. Adesso abbiamo il buon Maurizio che scrive il bel tempo antico, ci parla del bel tempo antico, quasi una poesia, e bene, a cui risponderò solo una cosa, ma si può leggere come un bel saluto. Intanto Gabriella ha detto grazie. Prego te Gabriella, vuoi scrivere tu qualche libro, qualcosa? È una cultura che è eccezionale. Va bene. Bene. Allora leggo quello che ci scrive Maurizio. Buonasera. Molto interessante anche questo webinar che parla di foraggio e che mette quindi in relazione il mondo animale con quello vegetale. Uno dei foraggi per eccellenza è l'erba medica. Da ragazzino, mi ricordo, avevamo un prato chiamato il campo dell'erba medica, dove c'erano anche degli ulivi, i quali, penso, erano molto contenti
di stare tra quest'erba, capace di fissare un azoto di buona qualità nel terreno. A quel tempo c'era anche la vacca nella stalla, allevata per avere un po' di latte e per vendere il vitello. Ricordo poi che mia nonna, quando una coniglia aveva appena sfornato i cuccioli, andava a fare una buona scorta di questa erba, perché faceva produrre più latte alla mamma coniglia. Ha studiato cosa hai visto nonna? Conigli a cui venivano dati anche i rametti freschi di acacia, che da buoni roditori ripulivano con sapienza e gusto. Anche l'acacia è una leguminosa fissatrice di azoto. Ora non ho più animali, da poco tempo neanche più le galline, e quindi cerco di stare in campana per individuare il più possibile metodi alternativi di concimazione. Per fortuna ho diverse piante da frutto e non, e grazie a questa rivisitazione del corso di Coberbitz ho scoperto che sono importanti per tanti motivi nell'organismo agricolo, uno dei quali, credo di aver capito, è la loro capacità di trasformazione della parte minerale in sali minerali. Piante solari come cachi e meli giovani fanno parte di questo ambiente, oltre a altre piante solari come i frassini che praticamente mi sono sempre trovato intorno. Visto che non ho animali che devono produrre un buon latte, cerco di mandare assieme l'erba medica prima di sfalciarla e in questo modo vedo che anno dopo anno si sta riespandendo. Facendo un po' di gincana nei momenti in cui devo tagliare l'erba, cerco anche di lasciare il più possibile le erbe spontanee come l'achillea e la potentilla, che tu, Enzo, mi hai insegnato è molto importante. Ed anche queste sembra si stiano espandendo sempre di più. Cerco di lasciarle principalmente vicino alle piante e ai filari di viti, perché ne possano trarre un po' di beneficio, spero, anche in chiave antifungina. Sì, un attimo. Ricordo che per gli olivi la pianta erbacea più favorevole è la lupinella. Quindi, visto che c'era questo riferimento all'erba medica, è una leguminosa e quindi possibilmente seminare lupinella. Prego. Come sai, ho deciso di non dare più rame, ma quest'anno diventa un po' dura la lotta alla peronospora, visto il maggio e inizio giugno umido e piovoso. Ma spero, mettendoci intento, cuore e amore, di riuscire a fare un minimo di opera per rendere questo fungo più un aiutatore che un ostacolatore. Spero di riuscirci, io non demordo. E coadiuvo con passate di propolis e con della musica. Ultimamente sto utilizzando anche il canto gregoriano, che mi fa pensare ad Hildegarda di Bingen e le sue erbe terapeutiche, agli armonici vocali che in questi tipi di canto salgono e scendono di altezza in modo sinusoidale e direi quindi anche spiraleggiante, mettendo in comunicazione Padre Cielo e Madre Terra. Io cerco di mettere il mio io e di favorire lo scambio, il Mercur tra loro, sperando ed avendo fede che le forze cristiche si inseriscano sempre di più in quest'opera. Non dimenticando quindi la lemniscata in senso antiorario, quindi portatrice di forze cosmiche. Bene, qui faccio un inciso, perché so che Maurizio è passato zero rame, io vorrei che questo fosse ben chiaro. Una pianta c'è un corpo fisico e un corpo eterico. Corpo eterico vuol dire memoria, quindi vuol dire che è abituata a ricevere quel prodotto in quel momento. Per tanto, ad esempio, dei cereali. I cereali vanno in levata, ad esempio, dipende dal caldo, insomma, diciamo i primi di maggio, e in genere il chimico dà una spolverata di urea o qualcosa del genere, perché lì in quel momento la pianta è abituata a ricevere un colpo, capite? E quindi dovremo sostituire quel colpo di urea con magari con un colpo di preparati tipo famiglia 500.
oppure l'ortica. Bene, allora il mio consiglio, che voglio darlo con chiarezza, perché poco fa anche un agricoltore ha fatto lo stesso errore, perché usando i miei prodotti ha resistito all'attacco di peridospora anche quando i vicini avevano già fatto 3 trattamenti rameici. Lui ha detto è fatta, io ho sempre detto no, non è fatta per niente, perché la pianta è abituata così, e adesso gli è arrivata la peridospora. Quindi il mio consiglio è sempre di continuare a usare il vecchio prodotto in dose ridotta. Nel primo anno incominci con l'80% del vecchio prodotto per arrivare a fine anno al 50% circa, perché bisogna guardare il cielo cosa fa. E nel frattempo inserisci dei prodotti, diciamo, alternativi. Io c'ho i miei, fate quello che volete. In modo che l'anno prossimo, se tutto va bene, se l'anno seguente, il 50% diventa zero e il nuovo prodotto, la pianta fa in tempo a imparare ad assimilarlo. Questo è un livello dove si usano ancora i prodotti. Poi, se quello che vi ho detto delle piante è vero, anche i funghi hanno un'origine. Anche i funghi discendono da quelli manifesto. E tutto quello che discende poi è una, diciamo, trova riferimento nel corpo umano. Allora, senza entrare nei particolari, perché diventa un altro argomento, io consiglio alle persone particolarmente pronte di concentrarsi sul proprio intestino tenue, non il crasso, l'intestino tenue, la pancia, e pensare alla mucosa interna. L'intestino è un tubo, quindi nella mucosa interna lì ci sono dei batteri, dei funghi, di tutto quanto, che fuori di noi diventano i funghi. Quindi pensare a tutto questo mondo interno a noi e donarlo a questi funghi con un raggio, un vortice che esce da noi antiorario di luce, amore purissima, che permette a questi funghi di evolvere, chiamando le forze del padre, della madre candelora e quelle del Cristo, chiamo, no? Con tanto amore. Quindi gli diamo le forze evolutive, loro evolvono e non hanno più bisogno di bussare alla nostra porta. Questo vale per la fauna problematica e anche per i patogeni. Funziona bene, però bisogna essere pronti a far questo. Nell'attesa, propoli o altre cose, però continuare a usare il vecchio prodotto, perché la vigna è intossicata fin sopra i capelli. E va avanti a droghe, capite? Non si può fare diversamente. Quindi è un percorso da fare non meno di 2 anni, altrimenti si perde tutto. Lo continuo a dire, speriamo che serva. E Silvia, è te da chiudere. Quindi. Continua Maurizio, eh? Sì. Quindi vediamo di far contenti gli esseri elementari, farli diventare spiriti elementari, perché tutte le entità e forze possano lavorare in armonia e la quintessenza cristica nella proteina possa equilibrare e trasformare sempre più in senso evolutivo le sue parti. Che le forze spirituali più legate al fuoco, al calore, al principio maschile, si uniscano in armonia con quelle astrali, che vedo più legate al principio femminile, all'aria, alla luce e alla madre, che nello spazio tutto permea e nutre, con quelle eteriche, movimento, chimismo ordinativo, acqua, veriditas, e quelle della vita incarnata terrestre nella mineralità e nella forma, da dove poi riparte il ciclo sempre più evolutivo. Se pensiamo adesso in termini di amore, di trasformazione in amore e di bellezza della creazione. Abbraccio Maurizio. Non dico bacio accademico, ma insomma. Ecco, vediamo. Abbiamo solo questi 2 interventi questa sera. Vediamo un intervento che si basa più sul polo conoscitivo e un altro tipo di intervento che, pur portando il polo conoscitivo, diciamo, riempie con queste forze del cuore. Sono 2 aspetti che tutti noi dovremmo fondere in uno. Ma, pian pianino.
Ho finito. Siamo finiti tutti. E noi ci vedremo il 19 di giugno all'incontro finale di questa serie di incontri di domande e risposte. Il 40° minuto e poi due. Come sapete, come ho preannunciato, abbiamo due incontri bonus extra per quanto riguarda gli appuntamenti del venerdì, quelli in italiano e inglese, mentre invece quelli di domande e risposte si concludono. Grazie a tutti. Vi saluta anche Osiris, che non è la più bella, ma la più bella non la taglio. Stanno ringraziando, sono molto contenti. Bene, grazie a voi, andiamo avanti con questo lavoro. Grazie.